Ciao, sono Eleonora, sono veterinario, questo è un piccolo pipistrello, gli diamo il latte adesso. Di dove sei Eleonora? Sono in Firenze. E adesso sei qua alla Cruma Lipo di Livorno? Sono in Cruma a fare un tirocinio. Un tirocinio? Sì, post laurea. Sono laureata un mese fa, mi sono abilitata 20 giorni fa. Ci fai vedere come dai il latte al pipistrello? Non guardate la misura di questo pipistrello, eh? È incredibile, una goccina. Che cosa stai usando? Una cannulina morbida? Sì, una cannula morbida. Quanto ha questo pipistrello più o meno? Questo pipistrello avrà, dico, 15-20 giorni. 15-20 giorni. E senti, e ogni quanto va alimentato? Alimentato ogni ora, un'ora e mezzo. Un'ora e mezzo, sì. Un bel impegno, eh? Sì, poi guardiamo lo stomaco per vedere se è pieno. Di solito si vede una mezza luna. Il pancino si vede. Incredibile. E poi vedo che lo tieni in una contenitore a sì, calore. Sì, questi appena arrivano vanno subito scaldati. La prima cosa da fare è scaldarli perché arrivano e sono spesso freddi. Quindi li mettiamo qua con il tappetino riscaldante. Dopodiché, dopo 20 minuti che sono al caldo, ricominciamo a dare il latte. Ad alimentarli. Benissimo. Grazie, buon lavoro. Grazie. Ciao, mi chiamo Giorgia, vengo da Modena. In questo centro di recupero l'anno scorso, no, 2 anni fa, feci la tesi, ci passai un mese. Sono tornata quest'anno per il mese di maggio e adesso sono di nuovo qui per un'altra settimana. Poi giovedì prossimo levo le tende. Bene, Giorgia. Il compito principale che si svolge in questa stanza è l'alimentazione dei pulli. Nelle incubatrici ci sono quelli più piccoli o che hanno bisogno di calore, mentre nelle scatole ci sono quelli un po' più grandini che non hanno bisogno di caldo ma che comunque hanno bisogno di sentirsi protetti. Bene, Giorgia, spiegaci che cosa sono i pulli per i non addetti ai lavori. I pulli sono praticamente i pulcini degli uccelli, deriva da pullus in latino. Va bene, allora vediamo cosa c'è nelle incubatrici, si può vedere? Direi sì. Qua, questo è un implume, vuol dire senza piume, di Passera d'Italia, è arrivato stamattina. È enorme, vedo. Grandissimo, contando che è grande quanto il mio dito. È incredibile, togli quel pollicione, ecco. Non è il tuo pollicione che è enorme, è la passera che è minuscola, no? Incredibile. Come l'alimenti un esserino del genere? Usiamo il pastoncino liquido con la sonda in modo che gli vada direttamente nel gozzo e non di traverso. E non di traverso. Ci sono dei pastoncini fatti apposta per loro che sono composti con Nutriboard e una base di proteine di insetti. Tipo farina di crisalide oppure un alimento dell'Orlux a base di, cioè prevalentemente per gli insettivori, che viene poi tritato e sciolto in acqua. Perché quando sono così piccolini i passeri ancora mangiano un po' di. Sono di un pochino. Ma più o meno quasi tutti i pulli, quando sono piccoli, sono prevalentemente insettivori. Benissimo, vediamo cosa c'è nell'altra. Questa abbiamo affollatissima. Una serie di balestrucci e rondini. E anche loro sono insettivori. Esatto. Mi sembra che abbiano un buon appetito, per fortuna. E questo è segno buono. Adesso vediamo Giorgia. Vedete che belle bocche spalancate. Allora, l'alimentazione è esclusivamente insettivora. Quando ci sono i grilli gli diamo i grilli, in alternativa gli diamo le camole della farina. Mi sembra che le gradiscano, eh? Ecco, addirittura si cercano di rubarsi le camoline. Questi ovviamente sono di nido, sono pulli, come abbiamo detto, e sono in incubatrice per avere la giusta temperatura. Per quanto rimarranno in incubatrice? Finché non saranno abbastanza grandi da poterli trasferire nelle scatole o direttamente nei box e fare le prove di volo. Okay, e poi liberarli. E poi liberarli, certamente. Loro hanno ancora tanto piumino, quindi non sono. Sono ancora molto lui. Piccoli. Lui ha un piumino. È tutto piuma. È tutto piuma, bellissimo. Quindi questo è un esemplare che non sa ancora volare. Non sa ancora volare. So che in questo periodo ci sono anche molti rondoni. Troppi rondoni. Tra giovani e adulti che arrivano accidentati, penso che ce ne siano più di 100.
piccoli. Questi sono quelli ancora un po' più da sfamare, o perché sono tanto magri o perché sono ancora piccolini. Questi hanno un'età, diciamo, media, non troppo piccoli, tra piccoli e adulti, non sono ancora piccolini. Questo piccolini. Questo qui è il più piccolo di tutti. Si nota. Eccolo perché là. La punta delle remiganti, cioè delle penne delle ali, non supera la coda, arriva proprio a pelo. A pelo. Mentre in individui più grandi, notare la differenza. Notare, certamente. Senti, questi vengono raccolti dalle persone perché cadono dal nido e non riescono più a volare. O se sono adulti, cadono per terra per folate di vento, per incidenti, non so, predazioni da gabbiano, sbattono contro delle vetrate, cadono a terra e non sono più in grado di volare. Anche se l'individuo è sano, cioè non ha lesioni, comunque non riescono a levarsi da terra perché sono fisiologicamente e anatomicamente non in grado. Strutturati perché hanno le ali troppo lunghe. Hanno le ali lunghe e hanno le zampe troppo piccole per poter fare leva e fare il volo. Perciò devono essere proprio lanciati. Esatto. Bene, allora vediamo l'alimentazione. Se sono... Loro sono un po' difficili perché di solito non aprono. Se aprono, prendono in bocca il pezzettino di macinato, che è macinato arricchito con farina di crisalidi per renderlo molto più calorico e nutriente. In alternativa, si deve aprire il becco. Ovviamente mai prenderlo dalla punta, prenderlo sempre dal lato. Ecco. Lui fatto. Ha fame. E infatti... Benissimo, e anche se hanno fame non sempre aprono il becco, mentre altri pulli... È molto difficile aprano il becco, soprattutto se si tratta di adulti. Perciò è un bel lavoro per i... Questo box qui e tutto quel box lì pieno di rondoni. Ecco, vedo che c'è un bel affollamento. Bene, grazie Giorgia, buon lavoro. Grazie. Ciao. Mi chiamo Belen Rocca, sono veterinaria e vengo da Spagna e sono qui per fare 2 settimane di stanza lavorando con gli animalini e ho imparato tantissimo in questo centro, sono molto contenta, ho imparato l'italiano anche e tutta la gente è bravissima qui. E quello che hai in mano che cos'è? È una civetta. Perciò un rapace notturno, sì. E viene alimentato in che modo? Pulcini. E questa, come non c'è molto bene, deve mangiare pulcini a pezzetti piccoli. A pezzetti piccoli. Sì. Che cosa ha fatto questa civettina? Lei ha fatto una lesione traumatologica, non so esattamente. Ha avuto un trauma? Sì, esatto. Ha avuto un trauma. Ha avuto un trauma e l'hanno portato qui per... Per recuperarla, benissimo. E per quello la gente deve aiutare al centro recupero. Certo, aiutare il centro recupero perché gli animali qua vengono salvati, curati e poi di nuovo messi nel loro habitat naturale. Esatto. Bene, grazie Belen. Grazie a te. Ciao. Niente, sono tutte impegnate per la cura di un riccio. Concludiamo facendo una sciabolata su un tarabusino. Eccolo qua, bellissimo, e su di un cormorano, tra l'altro è un uccello acquatico non facile da vedersi nelle nostre zone. Bene, terminiamo la giornata con un recupero di un gabbiano che è stato trovato. Dove è stato trovato, signora? Qui è stato trovato qua. Qua sui fossi? Sì. Sui fossi. Tentava di salire ma non ce la faceva, c'ha una zampetta troncata. Benissimo, allora adesso lo andiamo a prendere. È all'altezza del piede nostro. Eccolo qua, è un cucciolo. Sì, è nato ora. È nato questo ora. Avrà 2 mesi. Benissimo. Ai primi voli, c'è una frattura al tarso. Già recuperato da Cecilia, perfetto. E adesso dai signori. Lo portiamo alla lite. Era in acqua, l'abbiamo fatto asciugare un pochino al sole. No, l'ho presa io, si è fatta prendere. Bravo, è tranquillo. Ha bevuto. Beh. Aveva tanta sete, e poi era stremato perché chissà quant'era che nuotava con una zampa soltanto. Sì.
Bene, la ringraziamo. Niente. Ciao piccolo. Questo qui c'è un pallino, vorrei lo mangiassi. Sta male.